Good fucking morning, jingle gang! La salute è una bevanda cinese, ragazzi, dovete assolutamente provarla. È tipo latte. Cosa faremo in questo video? Sono appena tornata a casa dai Gigi, che è Campi Bisenzio, Firenze, non mi ricordo. Ho speso letteralmente un botto di soldi da Primark, tipo 200 euro, I don't know. Non lo dite alla mamma che... Volevo mostrarvi delle cose che ho comprato da Primark. Non è una sponsorizzazione, magari. Comunque mi ho tagliato i capelli. Se vi piacciono, vedete la foto completa su Instagram del mio nuovo taglio. Se non mi segui, io ero a loser. Quello con la L stampata qui. Quindi io direi di iniziare. Se vi piace questo all back to school, mi mettete un like. E prima di iniziare da Primark, vi faccio vedere cosa ho comprato da H&M. Una felpa. Come si chiama? Una maglia nera, tipo molto molto leggera. Ci sta un sacco bene, se la volete mettere come primo giorno di scuola ci sta bene con i jeans. I leggings no, assolutamente no. Jeans tipo chiari o anche scuri, però chiari sarebbe tipo più bello. E le Vans nere e bianche. Iniziamo da Primark. Allora, da Primark la prima cosa che ho, ragazzi, assolutamente amato è questa qua. È tipo un maglione nero. L'ho preso sia nero che giallo. Giallo senape, giallo. Questa è una S e questa è una XS, ragazzi. Sono tipo dei maglioni un sacco comodi, un sacco bellissimi per l'inverno. No, 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 no. Ci avete presente quando li lavate, no? Che sanno tipo di lava. No, di lava. Di lava, insomma. Che sanno tipo di profumato. Ci metto un sacco di profumo sopra. Buon acquisto, bella per me. Excuse you. Ho comprato dei jeans. Questi qua sono veramente top, ragazzi. Addosso stanno veramente bene. Però io mi dispiace, ma non ho voglia di provarli. Questi, ragazzi, potete abbinarli con questi. Le scarpe o nere bianche, oppure anche le Stan Smith ci stanno un sacco bene. Però quelle lì tipo li taglierò. You will see. I post a picture on the Insta. Se non mi segui, you're a loser. Un'altra cosa bellissima che ho comprato è questa gonna, questa salopette. Figa, di jeans. È molto semplice. Ehi, veste bene. Lo sognavo da un botto di dirlo. Poi jeans, un altro paio di jeans neri con il buco, mi sembra, da qualche parte. E sono molto belli, vestono molto bene e la taglia è 36. La... Bro, questi sono di mia sorella, sono gli stessi miei ragazzi, mi li ha copiati. E già qui ho speso un botto di soldi, ve lo giuro. Poi ho comprato this shit, che sinceramente non ho assolutamente idea di come funziona. Allora, fruit infuser water bottle. Avete presente tipo tutte le robe che comprate, che vedete, fate oddio, questo devo averlo, assolutamente devo averlo. Poi lo mettete, lo portate a casa e non lo usate mai nella vostra vita. Questa busta è finita. Mamma mia, quanto sono grandi le cose che stanno. Ho sempre condiviso le cose con mia sorella, quindi le cose che mettevo io mettevo anche mia sorella. Oppure le cose che metteva lei, che comprava, le glielo rubavo pure io. Però adesso mi devo divorziare da lei. Se io dovrò andare all'università, dovrò spostarmi, trasferirmi a Roma, dovrò andare via. Dovrò andare via. Ah, comunque avevo comprato anche questa qua, la Levi's. E anche questa borsa, molto molto chic, molto molto bella, di Valentino. Continuiamo con le cose di Primark. Però un po' più sul beauty, un po' più su della casa, un po' più back to school. You feel me? Io ho comprato questo qua, che è un coso del make up, perché il mio era troppo piccolo, non mi piaceva, faceva schifo. Troppo piccolo, guardatelo, guardatelo lì. Sei io. Ho preso queste pantofole, like why not? Cioè, come fai a non prendere delle pantofole? Che guardi, che quanto sono pelose, le vorrei tipo abbracciare tutto il giorno. L'ho prese, le ho prese. Cosa ho comprato? Calzini, due cosi, sono 7 paia tipo. Questo qua, ragazzi, è di mia mamma, è tipo una maglietta molto semplice che si mette all'interno, tipo quando è inverno la mette all'interno, se no senti molto molto freddo. Un'altra, it's my mom. What can I do, bro? Questo pennello l'ho preso perché mi serviva per mettere il fondotinta. Avevo proprio bisogno di mettere il fondotinta. E ho preso pure le beauty blender, because why not, bro? Pettine, perché ragazzi, quando tu continui, quando tu utilizzi un pettine per tanto tempo, dici no, non mi piace più la forma. Non mi piace più la forma, quindi perché non compro un altro pettine? Che cazzo è questa roba? Una maschera, un'altra maschera. Una maschera peel off. Anzi, due maschere peel off, quelle di tipo peel off, raga. Mi servirà assolutamente per i punti neri. Now I'm more girly. I need to go to the university. I need to be beautiful. Maschera. What? Le di seno. Le di seno.
reggiseno. Ho comprato questo pettine. Io senza il pettine, ragazzi, non valgo niente. Questi orecchini in Spagna li avevo presi, poi li ho persi e quindi ho detto why not, ricompriamoli. Io voglio questi qua grandi, mia sorella vuole questi qua piccoli, quindi yo, yeah, gang. Gli elasticini are so cool. Lo specchio. Chi ha preso lo specchio? Lo specchio sempre per vedere quanto sono bella. Tipo si vede un ragazzo, no? Devo prima esercitarmi a fare un po' di... così, capito? Vedo ciglia. Anche se ho le ciglia finte, quindi ragazzi, capite benissimo che non è mio. Infine, l'acquisto più bello, più soddisfacente di tutti, questo qua. È la mia beauty purse di Mickey Mouse, era la Disney. Non ho mai visto Mickey Mouse in vita mia, però mi piaceva un sacco com'era. E poi era rossa, sapete benissimo che sono in love with il rosso. Da. Se volete vi faccio vedere pure cosa ho comprato dai cinesi da mangiare, perché stasera facciamo tipo, non lo so, avete visto su Instagram tipo le robe che ho mangiato l'altra volta? Quelle robe tutte bollenti, fai bollire le cose all'interno. Grazie, quello. Questo qua è da bere, vino, perché mi umbra, non è vero. Questo, ragazzi, se non l'avete provato, è simile al bubble tea, oppure al bubble tea direttamente, è veramente top. Questi sono tipo le scaglie di agnello. Questo qua è l'erba cinese. L'erba cinese. Questi qua sono tipo pesce cinese, ragazzi, così. Poi vedremo se stasera vi farò vedere qualcosa, oppure potete trovare tutto sul mio Instagram. Lo metterò tra gli highlights. Brava, brava. Metterò tra gli highlights tutte le cose che mangio cinesi, che dovete assolutamente provare. Direi che ora che mi segui su Instagram, loser, o rimani loser. Fuck. Questo è tutto quello che ho comprato da Primark. By the way, questo video è finito. Se vi è piaciuto questo haul, mettete un bel pollice in su. Seguitemi su Instagram, perché sennò si chiude loser. Vedere cosa mangio cinese, perché sono anche io una cinese. Ni hao, ni men hao. E devo dirvi, devo aggiornare con qualche outfit bellissimo per il primo giorno di scuola, baby. Ve lo consiglio, ragazzi, tranquilli, ve lo consiglio. Goodbye!